Was sind deine Lehren aus der Partie gegen Vaduz vom Wochenende, die verloren ging? Ja gut, das ist ganz klar, dass wir eine gewisse Entschlossenheit missen lassen haben, vor dem Tor vor allem. Wir haben doch einige Chancen uns erarbeitet und leider das Spielobjekt nicht ins Netz bringen können und das ist die größte Kritik, die man anbringen muss. Ok, quali sono le conseguenze della perdita dell'ultima partita? Beh, purtroppo abbiamo subito una sconfitta, questo gol, quindi questa è la cosa negativa, ma che ci saranno conseguenze. Grazie. Was sind nach diesen drei Niederlagen in Serie in der Meisterschaft nun die Erwartungen für das Spiel von morgen gegen Napoli? Ja gut, die Meisterschaft hat nicht viel zu tun mit der Europa League. Das ist ein anderer Wettbewerb. Es geht morgen aus einer anderen Ausgangslage los. Und deswegen kann man die zwei Meisterschaften in Anführungszeichen nicht vergleichen. In der Europa League sind wir voll im Schritt. Wir haben dort das Spiel in Bern gegen Napoli gewinnen können und deswegen haben wir morgen beste Voraussetzungen, um hier ein Top-Spiel zu machen. Aspettative per la partita di domani, considerata l'ultima sconfitta? Beh, ovviamente per quanto riguarda l'ultima sconfitta non si trattava di Europa League, quindi sono due cose completamente diverse. Per la competizione di domani sappiamo tutti che siamo comunque a buon punto, possiamo fare buone cose, quindi sì, penso di avere proprio aspettative positive. Steve, ist die Vorfreude auf Napoli schon da oder überwiegt der Ärger vom Vaduz-Spiel noch? Klar, Vaduz hat Vegetan gerade nach dem Spiel, das ist klar, aber jetzt ist schon vorbei. Wir sind heute geflogen und seit heute Morgen ist ganz klar, die Vorfreude ist die erste Sache. Und ja, wie gesagt, wir freuen uns wirklich von diesem Spiel. Wir sind drei Mannschaft mit 6 Punkten, wir sind wieder zu null, bleibt 3 Spiele. Wir wissen, dass wir können noch etwas interessant holen in diesem Wettbewerb. Sì, arrivati oggi, siamo molto felici di essere qui, sottolineerei questo, abbiamo 6 punti e credo che possiamo fare tanto domani. Ich möchte die Frage eigentlich gerne von Uri Forte beantwortet haben, weil hat ja einen Bezug zu Napoli. Ja gut, für mich ist es genau das Gleiche wie für viele hier im Team. Wir haben viele Spiele, die ihre Wurzeln hier in Süditalien haben und für mich ist es natürlich auch ein ganz spezielles Spiel. Obwohl die Vorbereitung auf dieses Spiel war ein bisschen getrübt durch die Niederlage gegen Vaduz, die unnötige Niederlage gegen Vaduz. Deswegen konnte ich mich nicht so freuen, aber jetzt denke ich, langsam aber sicher stellt sich auch bei mir die Freude ein, weil, wie Steve gesagt hat, wir vorwärts schauen müssen und das Spiel
definitiv abhaken müssen und in Zukunft besser machen müssen. Beh, vorrei fare questa domanda volentieri al mister, visto che ha radici campane. Il mister risponde: sì, in effetti io come parte dello staff abbiamo radici campane, dunque è una partita speciale, direi. E, certo, ci siamo preparati molto, abbiamo preparato questa partita però con un morale un po' particolare, un po' giù, perché venivamo da una sconfitta, ma questo non significa che ci metteremo del nostro meglio e che siamo comunque positivi, abbiamo comunque fatto del nostro meglio. Gibt es noch weitere Fragen auf Deutsch? Sonst wechseln wir. Possiamo andare avanti adesso con le domande italiane, se ce ne sono. Prego. Qual è l'errore da non commettere? Perché arrivare a San Paolo nel tempio di Maradona contro Rafa Benitez. Ci sono delle assenze del Napoli, però è chiaro che non sarà lo stesso Napoli del match d'andata. Cosa temi di più? Beh, la cosa più importante domani sera è di avere coraggio, di non avere paura, perché qui a San Paolo, si sa, è difficilissimo giocare queste partite, però noi ce la giochiamo fino in fondo come all'andata a Berna, e perciò la cosa più importante è avere coraggio e fare il nostro gioco il più meglio possibile. Ciao Steve, eccomi. Welche Fehler muss er nicht machen? Also wir müssen Wut haben, wir müssen das Beste geben, das Beste machen und wir werden das Beste geben. Eccomi. Ciao Steve. Ciao. Hai un passato in Italia, hai con tante squadre, dal Cesena al Palermo anche al Genoa. Che cosa ti ricorda Napoli? Cioè, se qualcuno ti dice Napoli, cosa ti viene in mente? Non ho vinto tanto qua. No, è vero, qua sappiamo che è veramente difficile di giocare qua. Ho giocato contro il Gran Napoli che faceva Champions, Cavani, Lavezzi, Hamzik, quindi era sempre molto difficile. Sappiamo che il Napoli, come l'ha detto il suo collega, non sarà la stessa partita come a casa nostra, sappiamo anche. Quindi dobbiamo prepararsi bene e consapevole che domani sarà un altro Napoli. Okay, im Vorgang warst du hier und welche Erinnerung hast du von der Havel? Oh, ich kann nur erinnern, dass ich nicht so viel gewonnen habe. Ich kann mich an Champions dran erinnern, mit Cavani, Lavezzi. Also ich weiß, dass das Spiel von morgen nicht so wie in Berna sein wird, aber wir werden das Beste tun. Ciao Uli. Ciao. Bentornato a Napoli, riprendiamo il discorso. Volevo chiederti prima di tutto come si fa, perdonami la domanda, a battere il Napoli e poi perdere il Vaduz, a perdere con il Vaduz. Cioè, questa è una domanda molto interessante. No, questo purtroppo è il calcio. Noi, per esempio, per farti solo un piccolo esempio, contro il Vaduz nei primi 25 minuti avevamo possessione di palla di 87%. Lì si vede subito il gioco che si è fatto contro il Vaduz. Noi dovevamo macinare il gioco e loro si sono chiusi dietro, e quando le squadre si chiudono dietro il Napoli ne sa qualcosa. Ricordiamoci il Chievo qui al San Paolo, quando le squadre si chiudono dietro è sempre difficile fare gioco e trovare spazi per andare in gol, e questo è stato un po' il problema nostro contro il Vaduz. Al di là che sotto porta abbiamo sprecato troppo, sotto porta abbiamo ghiotto quasi una dozzina di occasioni da gol che abbiamo sprecato proprio clamorosamente. Se poi ti volevo fare una domanda, facciamo prima tradurre. Also, Sieg mit Neapel und Niederlage mit Vaduz, wie kann das möglich sein? Ja, das stimmt eigentlich. Wir hatten 87% Ballbesitz mit Vaduz und das heißt, dass wir haben viel gespielt, gut gespielt, aber die hatten so eine Verteidigungsmauer gebaut. Und so wie hier in Chievo, es ist sehr schwer zu spielen mit solcher Situation. Und auch in Elfmeterzone haben wir nicht so viel gemacht, so deswegen. Naturalmente questa, non so se è la prima volta che giochi a San Paolo,
ritornando un po' al discorso, è la tua prima volta qui a San Paolo, non sei da spettatore come ci siamo raccontati l'altra volta a Berna, quindi quali sono le emozioni e come andrai a stimolare i giocatori di origine italiana e naturalmente l'intera tua squadra? Ma i giocatori di origine italiana non li dobbiamo proprio stimolare, perché sono stimolati al massimo, anzi li dobbiamo calmare un po' perché sono soprastimolati, tutti sono molto, molto gioiosi di poter entrare qui a San Paolo e perciò domani ci vuole sangue freddo e una certa tranquillità anche in campo. Ok, erstmal für euch, für dich hier in Erpel, Gefühle, Gefühle für italienische Fußball-Fan. Ja, es braucht nicht, dass wir mehr Gefühle zu italienischen Fußball-Fans geben müssen. Aber ich bin sehr glücklich, hier spielen zu können. La Rai. Buonasera, mister. Buonasera. Immagino abbia visto Napoli-Roma, sei Napoli molto diverso da quello che avete affrontato. In che cosa le sembra più cambiata questa squadra? Nella tenuta atletica, della forma fisica, dell'atteggiamento mentale? Ma io già sulle varie stazioni radio ho detto che secondo me è successo qualcosa tra la partita a Berna e per esempio la partita contro la Roma, perché il Napoli l'ho visto molto più solare, molto più positivo, molto più solidare uno con l'altro. Ho visto un Higuain in una forma smagliante, anche non solo fisicamente, ma soprattutto dal punto di vista umano, era molto molto cambiato. Perciò secondo me c'è stato qualcosa che ha dato il click a questa squadra e poi si vede che stanno facendo molto bene nelle ultime gare. Sie haben Neapel Rom gesehen. Was glauben Sie, ist passiert? Ja, es war ein ganz anderes Neapel und ich habe eine Neapel, ich habe gesehen eine positive Neapel, auch Higuain mit einem so ausgezeichneten Zustand, auch persönlich. Und ja, etwas ist passiert, bestimmt. Aber ich weiß nicht genau, so wie ich schon in anderen Interviews gesagt habe. Mister, sono qui. Lei parlava di un Napoli diverso visto contro la Roma. Rispetto alla partita di Berna era diverso anche come parecchi uomini che sono scesi in campo. Lei domani cosa si aspetta? Si aspetta ancora turnover da parte di Benitez? Ci sono tre giocatori come Hamsik, Zuniga e Micio neanche convocati. Se si aspetta di vedere in campo Higuain? Questo, per dirti la verità, non me l'aspettavo, però ho letto i giornali oggi e mi sono informato un po' da gente che ha buone internas del Napoli e mi hanno detto tutti che ci sarà questo turnover, non come a Berna, saranno mi sa sei posizioni, ho letto adesso nei giornali, mi hanno detto anche che è possibile che saranno sei posizioni e per noi, sempre quando mancano giocatori come Higuain, come Hamsik, come Callejon in campo, per noi sicuramente è un vantaggio. L'ho detto già l'andata a Berna, che era così. Was erwarten Sie morgen? Turnover? Nein, ich dachte nicht, aber ich habe mich informiert. Und eigentlich doch, es wird Turnover da sein, vielleicht sechs Positionen. Und ja, klar, mit ob Higuain nicht da sein wird, auch Callejon, für uns ist nur eine Vorteile, ein großer Vorteil, klar. Ciao mister, sono qua, sono Marco Giordano, ci siamo sentiti anche in radio. No, sì, quando intervenisti in radio da noi, dicesti che avresti usato comunque lo stesso atteggiamento tattico, comunque il vostro gioco sempre propositivo, anche alla luce della sconfitta con la Duce e via. Però prima hai detto le squadre molto abbottonate mettono in difficoltà noi e hanno messo in difficoltà anche il Napoli. Vuoi vedere che viene a fare il 5-4-1 tanto per dire a San Paolo? Ma adesso non ti posso dire quello che andremo a fare domani perché sennò ti risvelo tutti i segreti. Però automaticamente saremmo costretti a fare blocco dietro perché il Napoli sicuramente farà una grande pressione su di noi e perciò dobbiamo difenderci nel migliore dei modi. Perciò secondo me la partita andrà come vuole, però andrà in quel verso lì. Non penso che noi domani veniamo qui, pressiamo il Napoli nella propria area di rigore e non li facciamo uscire più. Questo sarebbe un po' proprio teso. 5-4-1 vielleicht eure System für morgen? Nein, das kann ich nicht sagen.
Wir wissen, dass morgen Neapel wird ein Offensivspiel bestimmt machen. Und wir werden ein gutes Abwehr bestimmt haben. Aber mehr kann ich nicht sagen. Ci sono altre domande? Ok, grazie. Allora, sul campo fotografi e TV, tutti gli altri TV non li vediamo. Pardon. Grazie mille.
Nach Schweden, da. Das ist für 10 Jahre tot.